Si torna a parlare di settimana lavorativa corta, ridotta da 5 a 4 giorni. Un'idea sostenuta dai sindacati, ma anche da qualche economista e da alcuni esponenti politici. Vediamo perché nella nostra scheda. Lavorare meno, guadagnare lo stesso stipendio. Una proposta non nuova che paesi come Islanda, Belgio, Giappone e Spagna hanno già sperimentato, ma anche diverse aziende singolarmente. A rilanciarla pochi giorni fa il segretario della FIM CISL Roberto Benaglia. Riduzioni di orario efficienti a parità di salario, la sfida a migliorare la produttività e lavorare per meno tempo. I risultati di uno studio commissionato dal governo islandese su una sperimentazione eseguita tra il 2015 e il 2019 hanno mostrato che passando da una settimana di 40 ore a una di 35, la produttività è rimasta la stessa. I dipendenti hanno avuto più tempo per conciliare lavoro e vita privata, con risultato di minore stress. Il governo belga ha lanciato invece la proposta di una settimana lavorativa di 4 giorni, mantenendo però lo stesso numero di ore lavorate. L'idea al momento non sembra scaldare gli animi, ma la strada è aperta, perché il tempo è sempre più un valore prezioso per tutti. E proviamo a capire quali potrebbero essere i pro e i contro di una scelta simile insieme a Maurizio Del Conte, giuslavorista dell'Università Bocconi. Professore, buongiorno, bentornato a Piazza Affari. Buongiorno a voi. Prima di entrare nel discorso, però, sentiamo qual è la proposta della FIM CISL proprio dalle parole del segretario generale Benaglia. Ascoltiamolo insieme. Che noi proponiamo non una riduzione generalizzata degli orari, ma di contrattare, sperimentare, chiediamo al governo di sostenere orari ridotti nei quali posso a parità di salario lavorare oppure posso avere condizioni di conciliazione vita-lavoro o di riqualificazione professionale. I lavoratori chiedono sempre più tempo per poter vivere meglio e noi dobbiamo dare delle risposte innovative. Crediamo che su questo vadano fatte non solo campagne, ma una grande contrattazione tra parti sociali che metta al centro la sostenibilità del lavoro con i risultati la competitività del paese. Professor Del Conte, secondo lei questa è una proposta attuabile e soprattutto utile per il mercato del lavoro italiano? Beh, io credo che sia una proposta sulla quale prima o poi si dovrà riflettere, perché non c'è dubbio che la produttività non è semplicemente la quantità di ore che si lavora, ma al contrario è l'efficacia, il valore prodotto per ora lavorata. E negli ultimi 20 anni c'è stata una progressiva riduzione dell'orario reale nei posti di lavoro. Il tema è però non arrivare a una misura generalizzata, cioè una misura che tagli trasversalmente tutti i settori e tutte le imprese allo stesso modo, questo sarebbe sicuramente dannoso, ma una misura che, come proposto dalla FIM, sia ritagliata su misura dell'azienda e quindi passi necessariamente attraverso la contrattazione aziendale. E quali potrebbero essere le controindicazioni? C'è per esempio chi teme che ci possa essere una riduzione della competitività? Guardi, la competitività dipende da un fattore, e cioè dal costo orario per il prodotto, del valore del prodotto. Quindi in realtà se noi riduciamo l'orario mantenendo il valore del prodotto non c'è questo tipo di effetto. Naturalmente questo però passa attraverso una riorganizzazione complessiva del lavoro che, come ha dimostrato anche l'esperienza dello smart working, quello fatto bene, non è più necessariamente legato a un tempo stabilito e predefinito, ma è sempre più legato a obiettivi e quindi a un vero e proprio risultato. Sotto questo profilo la proposta della FIM mi sembra che incroci proprio le nuove frontiere organizzative del lavoro. Lei diceva adesso probabilmente è presto per una riduzione trasversale degli orari di lavoro, ma guardando a un futuro magari un po' più lontano, possiamo pensare che cambi lo standard, che una settimana più corta per esempio possa diventare la regola o comunque quasi per tutti? Storicamente è così, è chiaro che l'introduzione delle tecnologie ha progressivamente ridotto la necessità di una presenza fisica nei luoghi di lavoro e ha aumentato la capacità di produrre per ora lavorata. Basta pensare alla riduzione progressiva dell'orario dal secolo scorso ad oggi. Già oggi ci sono dei contratti collettivi che prevedono una settimana di 36 ore, quindi c'è da aspettarsi che nel lungo periodo questo trend continui.